Ciao popolo bruciacchiato, qui G di Corner Sandoriano! Benvenuti ragazzi! Benvenuti! Riassuntone, riassuntone del calciomercato, ragazzi. Cosa sta succedendo? Cos'è successo e cosa succederà? Cosa succederà non lo so. Spero che l'acquisizione della Samp avvenga prestissimo, sono sincero, lo spero vivamente. Veniamo a quello che è successo e che succede. Allora, cominciamo con le cessioni. Cessioni abbiamo visto Ekdal e Yoshida abbandonare la squadra, non abbandonare in senso negativo, però è finito il contratto, non gli è stato rinnovato e hanno trovato squadra altrove. Dispiace per entrambi, soprattutto per Ekdal, anche perché non solo lascia la Samp, ma va allo Spezia, che è una diretta concorrente. Però ragazzi, plausibilissima la cosa, ringraziamo comunque Ekdal per quello che ha fatto, perché è tanta roba. Stato bloccato il trasferimento di De Luca, scusate, un attimo. De Luca, che era promesso a quanto pare dovunque, chiunque lo voleva meno noi, ha fatto bene una partita. Giampaolo finalmente si è accorto di lui, ha detto: no, 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 questo teniamocelo. Quindi De Luca rimane. Cessione molto importante è quella di Damsgaard, ragazzi. Io sono abbattuto per questa cosa, ma capisco perfettamente che i soldi servivano come il pane, quei soldi. Infatti mi sono meravigliato che non fossero arrivate prime offerte per il danese, perché ok che è rimasto fermo diversi mesi, però ragazzi, il talento è innegabile. Innegabile. Dispiace che perché poche settimane fa, quando ho fatto quell'intervista, mi ha dato quella speranza di rimanere, non dico a vita, però 3-4 anni, insomma. E invece, niente, probabilmente si rilancerà il Brentford diventando un gran giocatore. Sono convinto che la strada sarà lunga e tortuosa, ma sono convinto diventerà un grandissimo giocatore. Glielo auguro di cuore. Grande Mikkel, il mio piccolo Harry Potter. Non so se sono pronto a vederlo con un'altra maglia, ragazzi. Mi farà male, però pensiamo invece alle cose belle, ragazzi. Pensiamo agli acquisti. Acquisti importanti perché abbiamo rinforzato un po' tutto, tutti i reparti. Arriva Leverb in difesa, ex giocatore della Samp che ritroviamo, ma un altro ex importantissimo è Djuricic, ragazzi. Filip Djuricic dal Sassuolo alla Samp. Quindi diciamo che scende un po', passa da una squadra che in questi ultimi anni ha avuto obiettivi europei a una squadra come la Samp che adesso sta lottando per la salvezza, ma che dovrebbe, secondo me, deve assolutamente anche lei puntare ad obiettivi europei. Ritorno di cuore. Quindi mi fa molto piacere la cosa. Bravo Djuricic, che io non ho mai ammirato tantissimo, però adesso invece sì, perché si è dimostrato un giocatore vero, leale, disposto a fare qualche sacrificio pur di giocare bene, star bene in un ambiente dove si trova bene. E questo per me conta tantissimo. Sicuramente Giampaolo lo userà più di quanto non l'abbia usato la prima volta. E quindi sono curiosissimo di vederlo. Però attenzione ragazzi, non confondiamoci. Djuricic non è assolutamente il sostituto di Damsgaard. Damsgaard gioca da esterno, Djuricic è un trequartista, quindi due cose completamente diverse. Mi viene naturale pensare che la stella, diciamo, di questa Samp adesso sarà Sabiri. Sabiri è sempre più sotto i riflettori, sempre, infatti secondo me a gennaio lo vendremo, però spero di no, spero vivamente di no, però ragazzi, oltre appunto all'acquisto di Leverb e di Uricic, è molto importante, quello imminente, l'arrivo di Viana. Io la considero una buona operazione di mercato. 8-9 milioni secondo me sono un po' tantini, perché, attenzione, a quella stessa cifra avremmo potuto, a quanto pare, prendere Torreira. Poi c'è chi dice che non ci abbiamo neanche provato, c'è chi dice che Torreira non sarebbe voluto tornare. Io un tentativo vero e proprio concreto l'avrei fatto. Però mi rendo conto, sono due ruoli diversi, Villar e scusate, Torreira sono due ruoli completamente diversi. Però è anche vero che troppe minestre riscaldate possono creare un brutto effetto, quindi sicuramente
Se dovrei mai tornare alla Samp, io lo aspetterò proprio a braccia spalancate, ma veramente così. Però, insomma, vedremo. Acquisti molto importanti anche quelli per la primavera. Ivanovic e Delle Monache. Sinceramente, ragazzi, a me gasano perché in questo momento trovare giocatori così giovani in una prospettiva così interessante, sì, mi piace. Mi piace perché penso, ok, non stiamo pensando solo a quest'anno e al massimo alla stagione prossima, ma anche agli anni prossimi, tra 2 o 3 anni, 4 anni, quando questi ragazzi potranno giocare in prima squadra e potranno essere dei grandi giocatori. Quindi bene, bene così. Sappiamo benissimo che la situazione è quella che è, perché non abbiamo fior fior di milioni da spendere, però comunque farsi vedere un minimo attivi è importante. Vedremo se nelle prossime settimane si smuoverà qualcosa con la cordata Redstone. Io me lo auguro, Cerberus Redstone, sono queste due aziende che insieme vogliono assumere il comando della Samp per riportarla in auge. Io, ragazzi, me lo auguro perché ce lo meritiamo. Perché dopo tutti questi anni di marasma, di nervosismi, ce lo meritiamo. Obiettivamente ce lo meritiamo. E non ci resta che sederci aspettare, ragazzi. Mancano pochi giorni e poi inizia il calciomercato. Iscrivetevi al canale YouTube. Inizia il campionato. Iscrivetevi al canale YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, che forse non abbiamo, Twitch, tutto quello che volete. Ciao, popolo blucerchiato!